Cari amici del mio canale YouTube, in questi giorni di quarantena piuttosto noiosi, tristi, ho deciso di stilare questa classifica dei migliori 10 portieri di tutti i tempi, ovviamente tenendo in conto gli atleti che non sono più in attività. Allora, al decimo posto ho messo Peter Shilton, portiere che possiamo definire eterno, in quanto ha giocato qualcosa come 1390 partite da professionista, ha giocato in nazionale con la nazionale inglese dal 1970 al 1990, quindi una carriera lunghissima, 30 anni da professionista, dal 1966 al 1996, quindi in quanto longevità penso che sia senza di dubbio il portiere più forte che sia mai esistito sotto questo aspetto. Dal punto di vista tecnico dei fondamentali, Shilton era un portiere ben strutturato, altezza diciamo medio alta, un po' tendente diciamo ad ingrossarsi, però fortissimo nei riflessi, sicuro nelle uscite, quindi un portiere anche che dal punto di vista dei fondamentali era abbastanza completo. Il suo apice è stato sicuramente la finale di Coppa Campione del 1980 contro l'Amburgo, dove sbarrò la strada agli attaccanti tedeschi con dei prodigi in ripetizione, in quella che è stata probabilmente la più bella partita giocata da un portiere in una finale di Coppa Campioni. Ecco, se devo trovare qualche pecca nella lunga carriera di Shilton è la discontinuità. Infatti Shilton era un portiere che aveva un po' il vizio delle scommesse, era un po' umorale su questo e subiva dei cali di concentrazione che lo esponevano a qualche errore di troppo. Infatti la sua carriera, seppur lunghissima, è stata abbastanza sulle montagne russe. Va detto che però è stato un portiere che si è sempre rialzato anche nei momenti più bui, che ha vinto un lunghissimo ed estenuante ballottaggio in nazionale con un altro grande portiere come Ray Clemens del Liverpool. Inoltre il suo allenatore nella nazionale, Bobby Robson, ha detto che a modo suo solo Yashin e Banksy sono stati superiori. Per me però il decimo posto è sufficiente per questo portiere.